Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Bentrovati con una nuova puntata del Caffè di TRG. Oggi parliamo di un tema delicato che intendiamo approfondire perché crediamo che possa interessare tanti di voi, ovvero quello della salute psicologica. E leggiamo proprio dalle pagine del Messaggero uno dei titoli del quotidiano della giornata di ieri. La salute degli Umbri. Bonus psicologico accolte 1000 domande su 7000. Nel 2023 più richieste da parte delle donne, in fila anche 650 minorenni. Presidente dell'Ordine David Lazzari dice: sono dati che fanno impressione. E allora non potevamo non coinvolgere il presidente degli Ordini degli Psicologi David Lazzari per cercare di capire di più di questa tematica. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi collegato. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Grazie Presidente, dicevo per essere con noi. Abbiamo letto sia ieri che anche ora di questo titolo, diciamo, di questi dati alquanto allarmanti per quanto riguarda la salute psicologica degli Umbri, tanto che riguardano per lo più una fascia giovane, che è quella che va dai 31 ai 60 anni, ma anche quella inferiore, la fascia adolescenziale. E allora parliamo di 7.000 richieste per il 2023, ma tante anche per il 2024 per quanto riguarda questo bonus psicologico. Ricordiamo magari, Presidente, di che cosa si tratta e cerchiamo di capire anche meglio i numeri dell'anno scorso e di Sì. quelli di quest'anno. Il bonus è una forma di finanziamento per coloro che avendo redditi bassi non possono accedere a un percorso di psicoterapia avendone chiaramente necessità. Lo abbiamo proposto al governo come ordine nazionale degli psicologi durante la pandemia, in virtù del fatto che la rete psicologica pubblica nel nostro paese, mi riferisco agli psicologi delle ASL fondamentalmente, è molto carente e quindi durante la pandemia, come dire, le persone avevano necessità, cercavano aiuto e non lo trovavano. Quindi abbiamo proposto questa misura. La misura è stata poi accolta e quello di cui le cifre di cui lei ha parlato sono le cifre del primo bonus, che era un bonus emergenziale. Adesso il bonus, c'è da dire, è diventato strutturale, nel senso che c'è tutti gli anni. Ecco, per quanto riguarda il primo bonus che si è chiuso praticamente ora, e adesso si è aperto le domande per il secondo bonus, ci sono i dati che lei ha illustrato. Per l'Umbria sono dati molto significativi perché un umbro su 100, ogni 100 persone, una ha fatto domanda. E di queste, su 10 che hanno fatto domanda, uno è minorenne, quindi la domanda è stata fatta praticamente dai genitori. E quindi sono cifre importanti che si collocano sulla scia di altri dati che noi abbiamo dato e che riguardano la nostra regione, che purtroppo è ai primi posti per quanto riguarda il disagio psicologico. Il Quindi secondo l'Umbria ai primi bonus. posti e diciamo che riguardano un umbro su 100, capito bene? Questo è il rapporto? L'umbro su 100 sono quelli che hanno fatto le domande per Richiesta. il primo bonus, la richiesta. Per questo secondo bonus c'è stata, come hanno scritto i giornali, un boom di richieste, però ancora non abbiamo i dati definitivi perché i cittadini devono sapere che ancora per il mese di aprile e di maggio è possibile fare domanda per questo secondo bonus. Quindi ancora non sappiamo quante saranno le domande degli Umbri. A livello nazionale si è parlato di boom perché nel giro di qualche giorno, quando sono state aperte, diciamo così, la piattaforma per fare le richieste, ci sono state oltre 200.000 domande.
Presidente, quali sono le fasce d'età interessate da questo bonus? Le fasce d'età praticamente sono tutte, perché per i minorenni possono fare domande ai genitori e gli adulti chiaramente fanno domanda direttamente le persone interessate. Certo. E la dotazione invece finanziaria, che evidentemente non riesce a gestire tutte le richieste, perché se abbiamo detto lo scorso anno, nel 2023 in Umbria sono state 7.000 le domande presentate, ne sono state accolte soltanto 1.000, evidentemente significa che anche la dotazione magari è esigua Sì, rispetto, ecco, la alla richiesta. dotazione è assolutamente insufficiente rispetto alla richiesta. L'Umbria aveva circa 400.000 euro con il primo bonus, con il secondo ancora la cifra esatta non la conosciamo, ma sarà inferiore perché questo è un bonus a livello nazionale di 10 milioni. E questo chiaramente il bonus, pur essendo una misura importante, non può essere, io dico, lasciato solo. È evidente che va costruita questa rete psicologica per rispondere ai cittadini, perché l'aiuto psicologico è sempre più ricercato dalle persone, e però bisogna sapere che sia a livello nazionale che in Umbria la maggioranza delle persone devono pagare di tasca propria questo aiuto. Noi abbiamo fatto delle indagini abbastanza approfondite e quindi posso darle diverse cifre, ad esempio il rapporto in Umbria, tra le persone che ricevono un aiuto nel pubblico e quelle nel privato, è 1 a 6. 1 a 6, cioè significa che la psicologia è considerata ancora un lusso. Il cittadino deve pagare di tasca propria. Possiamo immaginare che sono tantissime le persone che non se lo possono permettere e che quindi vengono escluse da questo aiuto. Quindi è un elemento di ingiustizia sociale molto importante. In una regione, che dicevamo prima, che ha degli indici di disagio, pensi che nel consumo, di psicofarmaci, noi siamo passati da 8 a 18 milioni di dosi giornaliere tra il 2004 e il 2019. Nel consumo di antidepressivi siamo al terzo posto in Italia. Nel consumo di ansiolitici siamo passati tra prima e dopo la pandemia, abbiamo raddoppiato praticamente il consumo di ansiolitici. Per i casi più gravi in cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, abbiamo un dato umbro che è più del doppio di quello nazionale. Un'indagine che noi abbiamo fatto tramite l'Istituto Piepoli ci dice che circa il 20% degli umbri si dichiarano molto frequentemente con umore depresso. Un giovane su tre, nella fascia tra i 18 e i 24 anni, dichiara di sentirsi spesso ansioso e depresso. Quindi, come vedete, c'è un panorama di dati piuttosto impressionante. Da qui anche le nostre richieste alla Regione Umbria, quella di istituire, come hanno fatto moltissime ormai altre regioni, anche quelle intorno a noi, di istituire lo psicologo di base, di aiutarci a potenziare lo psicologo nella scuola, dove si può intercettare, come si può intuire nella scuola, diciamo, le forme di disagio in maniera precoce per impedire che queste situazioni poi si aggravino nel tempo. Ecco perché dicevamo che una percentuale importante è proprio quella che riguarda i giovani. Quali sono i disagi che manifestano e quanto, come diceva lei poco fa, può aiutare anche ad intercettare questi disagi psicologici una figura qualificata nelle scuole, come tante regioni effettivamente e tanti istituti stanno facendo, le stanno predisponendo? Ma guardi, intanto va detto questo, quando noi parliamo di queste problematiche dobbiamo immaginarci una piramide. E la piramide ha una base larga dove ci sono situazioni iniziali varie, di vario tipo, di malessere e di disagio. Poi man mano che la piramide sale e come dire, diventa più piccola e va in alto, ci sono le forme poi via via sempre più accentuate e più gravi. Quindi non è che ci si ammala, diciamo così, tranne poche situazioni, c'è stato un trauma, una situazione improvvisa, ma nella stragrande maggioranza delle situazioni il discorso è progressivo, è progressivo. Quindi è evidente
come è successo nella pandemia, quando abbiamo preso delle misure di prevenzione molto importanti. Se non ci fossero state queste misure, noi non avremmo avuto la possibilità di curare tutti coloro che si sarebbero ammalati. E che la stessa cosa stiamo correndo il rischio con questa pandemia del disagio psichico. È evidente che occorre fare prevenzione. Prevenzione significa promuovere le risorse psicologiche, potenziare queste risorse per la vita che oggi sono estremamente fragili per vari motivi, poi ne possiamo, diciamo, esaminare alcuni. Quindi, ad esempio, nella scuola gli interventi sono degli psicologi scolastici sono interventi soprattutto di potenziamento delle risorse, aiutare gli insegnanti a dare strumenti psicologici, cognitivi, emotivi, relazionali, comportamentali per la vita, con interventi anche collettivi. La maggioranza non sono interventi individuali, sono interventi nel gruppo classe, interventi, diciamo, nella comunità scolastica. E a fianco a questo la prevenzione. Prevenzione significa ascolto, significa intercettazione precoce di queste forme di disagio e quindi un aiuto a queste situazioni in maniera tale che la maggioranza si risolvono senza diventare poi patologia, problemi, diciamo così, più gravi e più importanti. Questo è quello che tutte le agenzie internazionali, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, suggeriscono per affrontare il problema. Quindi è evidente che anche noi chiediamo di fare questo. In Umbria lo chiediamo alla Regione Umbria. Diciamo, allora aiutateci ad avere una presenza nelle scuole per fare questo lavoro, aiutateci nei centri per adolescenti a poter stare. E siccome poi le persone portano i loro problemi soprattutto al pediatra nel caso di minori o al medico di famiglia, chiediamo di istituire questo psicologo di assistenza primaria che deve affiancare il pediatra e il medico per fare proprio questo lavoro di prossimità. E infine chiediamo anche un efficientamento, diciamo così, un'ottimizzazione organizzativa degli psicologi delle ASL e degli ospedali. Essendo pochi, la prima cosa da fare è coordinarli, coordinare tutte le loro attività in maniera tale da poterle distribuire laddove serve di più. Credo che qualsiasi genitore organizzerebbe la famiglia in questo modo perché è intuitivo e questo si chiama, c'è una legge nazionale che prevede questo, l'istituzione di questa funzione aziendale della psicologia, cioè il coordinamento di tutti gli psicologi nelle aziende sanitarie locali e noi chiediamo semplicemente alla regione, ormai da qualche anno, di istituire questi coordinamenti che di fatto sono a costo zero perché non significa direttamente assumere altri psicologi, ma organizzarli meglio. E quindi abbiamo delle richieste alla Regione che servono, come dire, a consentirci di dare un aiuto maggiore ai cittadini, perché noi stiamo facendo molto, però ci sembra fortemente ingiusto che questo venga fatto solo a livello privatistico. Certo, è chiaro, Presidente. Poco fa nominava la pandemia, no? Il Covid. Ecco, quanto ci ha cambiato, quanta consapevolezza ha creato sulla necessità di curare non solo il corpo ma anche la mente. È riuscita a cambiare un po' l'approccio e soprattutto però ha acuito anche quei disagi che magari tanti avvertivano anche prima della pandemia, forse aggravati proprio anche dall'isolamento sociale. Guardi, credo che questa sia una domanda importante. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che il Covid è passato e non ha lasciato tracce. Ha lasciato delle tracce che credo poi misureremo e valuteremo con il tempo sempre di più. Una di queste già mi sembra abbastanza evidente, il fatto che questo tempo così vorticoso si sia fermato con il Covid, la gente è rimasta a casa. Ha riflettuto di più, si è guardata di più allo specchio, ha, come dire, guardato dentro di sé, cosa che normalmente siamo sempre spinti a non fare.
Questo ha cambiato diverse cose e per alcuni questa situazione ha portato anche un maggiore disagio. Questo lo vediamo tutti, anche se i numeri del disagio venivano avanti da tempo, non sono solo il frutto della pandemia. Però ha cambiato anche il rapporto con questo malessere, con questo disagio. Prima veniva vissuto molto con vergogna, con l'idea che se tu stai male psicologicamente, a differenza della malattia fisica, che tu la vivi come una cosa che non dipende da te, per cui chiedi aiuto e in genere non te ne vergogni. Il disagio psicologico veniva visto come una forma di debolezza personale. Ce l'hai perché sei un debole, quindi è meglio non tirarlo fuori perché non fai una bella figura. Adesso questo tema viene vissuto come in modo analogo a quello della salute fisica. Sono situazioni che fanno parte della vita, io ce le posso avere perché fanno parte della vita, possono capitare. Il mondo in cui viviamo è un mondo complesso e difficile, il benessere materiale è molto cresciuto, ma il benessere psicologico invece è diminuito. E quindi io chiedo aiuto, mi occupo di questo malessere, ne parlo, cerco aiuto e penso di aver diritto ad essere aiutato così come per la salute fisica. Questo lo abbiamo visto in tutte le fasce d'età, ma vorrei segnalarlo in particolare tra i giovani. Noi abbiamo visto giovani che manifestavano con striscioni e con cartelli con scritto diritto al benessere psicologico. Chiediamo il diritto ad essere aiutati dal punto di vista psicologico. E credo che questo qualche anno fa fosse completamente Impensabile, inimmaginabile. certo. Certo, per cui i ragazzi per primi si vergognavano e dicevano: no, io da uno psicologo non ci vado. Gli stessi genitori in qualche maniera avevano timore di fare questo. Oggi il discorso invece è completamente diverso. Si chiede questo aiuto e quindi è chiaro che il nostro paese, che in questo è rimasto molto indietro, non solo l'Umbria, ma diciamo il paese a livello nazionale, deve potenziare una rete di psicologia pubblica e da qui la legge che è in discussione in Parlamento, ad esempio, sullo psicologo di assistenza primaria o di base. Ecco, l'ordine su questo come si sta muovendo, con quali iniziative si sta muovendo proprio per questa campagna, diciamo così, di sensibilizzazione? Beh, l'ordine a livello regionale e anche a livello nazionale cerca di sensibilizzare la politica dicendo: guardate che occorre investire di più, perché se noi non aiutiamo le persone in un problema che ormai non è più un problema individuale, è un problema sociale, perché Certo. quando i numeri sono così grandi il problema diventa sociale e colpisce anche l'economia, perché quando le persone ancora non ammalate in maniera grave, ma già non stanno più bene, comincia questo discorso a impattare per i giovani sullo studio, sulle relazioni, sui comportamenti, anche negli adulti, sul lavoro. È la prima causa di assenteismo dal lavoro. E tutto questo poi si riverbera, nel tempo anche sulla salute, quindi sulla qualità della vita, sulle diverse dimensioni della vita. E quindi ha un costo economico molto, molto importante e significativo. Quindi questo disagio costituisce un grande costo non solo per le persone a livello personale, ma per la società. Quindi intervenire e ridurlo diventa un beneficio anche economico. Infatti, gli studi di economia sanitaria ci dicono che per ogni euro speso nell'aiuto psicologico se ne guadagnano molti di più. Quindi è evidente che lo dobbiamo considerare un investimento. Molti paesi da tempo si sono avviati lungo questa strada e l'Italia invece è rimasta indietro da questo punto di vista come servizi pubblici. Quindi è evidente che serve questo e come dicevo serve a cominciare dalla scuola, passando per la medicina di famiglia e poi anche attraverso il potenziamento, diciamo, della presenza nelle ASL, negli ospedali dove esistono tantissime situazioni che richiedono, pensiamo a tutte le persone che affrontano una malattia, grave, una malattia, è noto che queste patologie, se hanno
nell'assistenza, anche un aiuto di tipo psicologico, si risolvono meglio, di più, con meno stress. Questi, ormai esistono degli studi, come dire, che ci dicono questo in maniera eclatante. La cura non è solo un fatto di medicine o un fatto del corpo, la cura è un fatto di tutta la persona e quindi anche un fatto della mente, anche quando noi abbiamo un problema di salute fisica. Presidente, è stato chiarissimo come sempre. Noi la ringraziamo per averci, insomma, offerto uno spaccato, ecco, su questa tematica così importante su cui cercavamo di accendere i riflettori. Speriamo di aver fatto almeno un po' la nostra parte. Certamente ci saranno anche altre occasioni per riparlarne, insomma, non solo di bonus psicologico, ma anche di quanto per l'appunto sia importante la salute mentale, il benessere psicologico. Grazie per averci fornito anche i dati dell'ordine, per aver raccontato insomma l'impegno che riveste l'ordine stesso insomma nella sensibilizzazione rispetto a questa tematica. Grazie per essere stato con noi, al presidente Davide Grazie a voi, Lazzari. grazie a Grazie, a voi e risentirla e buona buona giornata. giornata. Grazie altrettanto a lei e grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti. Noi chiudiamo qui il caffè di TRG, questa puntata che ovviamente tornerà in replica e poi io vi ricordo l'informazione serale della nostra emittente a partire dalle 19:30 con il TG Sera Alto Chiasso e poi Alto Tevere e in particolare una nuova puntata del nostro infotainment del mercoledì sera. C'è Link dalle 21:15 in diretta, si parlerà di politica con alcuni dei candidati a sindaco per la città di Gubbio. A tutti voi di nuovo grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te. Che l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te. Perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai.